Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata dell'Isola di Pasqua. In questo luogo di scoperta, dove temi importanti, spesso scarsamente diffusi, vengono invece esplorati da molti punti di vista. Questa sera vogliamo tornare a parlare di una tecnica, il cui scopo, diceva il maestro Maharishi che l'ha inventata, è quello di contrastare i campi elettromagnetici dei propri pensieri e aiutare la mente ad armonizzarsi con se stessa e con l'esterno. Stasera parliamo di meditazione trascendentale. La meditazione trascendentale è una tecnica di meditazione molto semplice, ideata in India e diffusa a partire dal 1958, che permette di sviluppare e migliorare diverse potenzialità. Vedremo quali nel corso di questa puntata insieme al dottor Rossano Maset, psicoterapeuta e insegnante di meditazione nell'ambito dell'Associazione di Meditazione Trascendentale, che qui ci spiega cosa differenzia la meditazione trascendentale da tutte le altre tecniche esistenti. La meditazione trascendentale ha una caratteristica peculiare, che è la trascendenza. Diciamo che i testi classici distinguono la meditazione in tre categorie: tecniche di concentrazione, tecniche di contemplazione e meditazione trascendentale. Tecniche di concentrazione sappiamo cosa vuol dire. Quindi vuol dire concentrare la mente su qualcosa e far sì che la mente non divaghi. Tecniche di contemplazione, anche quello possiamo immaginare, potrebbe essere mindfulness o altre tecniche. Meditazione si differenzia dalle altre tecniche perché? Perché noi possiamo paragonare la nostra mente a un oceano. L'oceano potrebbe essere calmo, ma potrebbe essere anche agitato, come quando chiudiamo gli occhi. Però al di là che sia calmo o che sia agitato, alla profondità di questo oceano c'è una parte silenziosa, tranquilla, base, puro silenzio, che in India viene chiamata pura coscienza, come qui naturalmente, quarto stato di coscienza, che è differente dagli altri tre stati di coscienza, quindi sonno, veglia e sogno. Quindi quando le persone praticano, sperimentano un quarto stato di coscienza. E questo campo naturalmente ha alcune caratteristiche, quindi che è infinita pace, correlazione, felicità, armonia, dinamismo, silenzio. Ha 30 caratteristiche che vengono descritte dai fisici. Dalla slide che possiamo vedere adesso vediamo un parallelismo tra la moderna fisica e la pura coscienza. Quindi noi possiamo vedere che la fisica, da Einstein in poi, ha sempre cercato di indagare l'unificazione delle forze che ci sono. Possiamo vedere che le quattro forze fondamentali, che sono interazione forte, interazione debole, gravitazione ed elettromagnetismo, vengono unificate in tre, successivamente in uno, e si arriva al campo unificato. È chiaro che questa ultima teoria non è stata ancora dimostrata scientificamente, è un'ipotesi naturalmente avallata da alcuni fisici come John Hegelin, fisici all'avanguardia naturalmente, e si parla della teoria della superstringa. Perché è importante questa teoria del campo unificato all'interno del mondo della meditazione trascendentale? Perché tutte le volte che noi pratichiamo la meditazione trascendentale, noi ci tuffiamo in questo campo, quindi noi immaginatevi che l'oceano sia come qualcosa di insondabile, ma noi chiudiamo gli occhi, prendiamo un pensiero particolare, lo raffiniamo sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a che arriviamo alla sorgente stessa del pensiero, pura coscienza. Ecco perché la tecnica si chiama meditazione trascendentale. Non è una religione e nemmeno una filosofia, ma soltanto un metodo scientifico che mira ad aumentare il nostro benessere fisico e psicologico e in questo modo a migliorare la qualità della nostra vita. E come vedremo, non solo la nostra. Qui sull'isola abbiamo già realizzato altre puntate sull'effetto della meditazione trascendentale sul cervello, quindi vi invito a recuperarle sul canale YouTube di LP Network nella playlist della nostra trasmissione. Vediamo ora però quali sono le implicazioni pratiche dell'utilizzo di questa tecnica a livello personale e poi anche su vasta scala.
ci sono almeno due implicazioni pratiche su questo aspetto di trascendere e andare all'interno di noi. Primo è che il corpo tiene un profondo riposo. Il riposo prodotto che viene ottenuto durante queste due sessioni di meditazione qualitativamente è molto più profondo del riposo che noi possiamo ottenere durante il sonno normale. Qui possiamo vedere una slide in cui vediamo che dopo circa 8 ore di sonno normale, sempre che riusciamo a dormire bene, abbiamo una riduzione del ritmo metabolico del meno 8%. Ma guarda caso, dopo pochissimi minuti di pratica di meditazione trascendentale, abbiamo una riduzione del ritmo metabolico del meno 16%. Vuol dire che il riposo che otteniamo durante la meditazione, in queste due sessioni, mattina e pomeriggio, qualitativamente è molto più profondo del riposo che otteniamo durante il sonno e questo elimina stress e tensioni in maniera molto più marcata. Secondo, la mente si espande all'interno di se stesso. Noi utilizziamo solo il 5, 10, forse il 15%, dicono i miei eminenti colleghi psicoterapeuti, ma non utilizziamo mai il 100% del nostro potenziale mentale. È come se nell'esempio dell'oceano noi utilizzassimo l'onda, ma l'onda ha una forza, ma se l'onda a un certo punto si acquieta e diventa l'oceano, l'oceano è illimitato e l'oceano non ha nessun limite. La stessa cosa la nostra mente. Se la nostra mente durante questi 15-20 minuti di meditazione si acquieta all'interno di se stessa, si espande e non ha nessun limite. Ultima caratteristica, quando arriviamo a contattare questo campo, che possiamo chiamarlo pura coscienza o possiamo chiamarlo campo unificato, come abbiamo visto dal grafico della fisica, nel momento in cui noi ravviviamo quel campo unificato e ravviviamo quelle 30 qualità del campo unificato, che sono tutte qualità positive, quindi dinamismo, infinito potere, infinita correlazione, ecco, prendiamo l'infinita correlazione. Quando una persona medita e contatta quel campo di infinita correlazione, ravviva tutti gli aspetti di infinita correlazione di tutte le altre persone, perché quel campo unificato ce l'abbiamo tutti, è un qualcosa che ci è stato dato proprio quando siamo nati e nel momento in cui noi lo ravviviamo per tutti. È chiaro che qui entriamo in un nuovo paradigma. La tecnica di meditazione trascendentale è stata studiata attraverso moltissime ricerche scientifiche, di cui molte anche pubblicate su riviste autorevoli. La meditazione trascendentale si basa sul modello teorico di un campo di coscienza, nel quale la coscienza, al suo livello più profondo, è quel campo che sottende e collega gli individui dell'intera società. Questa teoria è coerente, come abbiamo visto, con le più recenti scoperte della fisica, della fisiologia e della neuroscienza. Sebbene alcuni ancora attribuiscano il valore della meditazione ad un distretto puramente spirituale. Ma qui stiamo parlando di scienza. La scienza ci dice che anche gli alberi comunicano tra di loro, che anche gli animali comunicano tra di loro. È chiaro che nel momento in cui ci furono le prime trasmissioni elettromagnetiche o quando Marconi trasmise da una parte all'altra dell'oceano, dall'altra parte c'è una impossibile. Dove sono le onde? Non si vedevano, ma c'erano. È chiaro che ancora adesso tanta gente mi dice: ma io se non vedo non credo. Benissimo, gli rispondo. Te sali in macchina e la radio non la senti, perché dove vedi le onde? Ma è la stessa cosa. Allora noi dobbiamo, come diceva Thomas Kuhn è uno scienziato americano che ha studiato molto e ha introdotto il concetto di paradigma e naturalmente nel suo testo principale, che è del 1962, a un certo punto riporta che dobbiamo cambiare il paradigma con cui vediamo le cose nelle rivoluzioni. Quindi dobbiamo passare da una scienza classica a una scienza rivoluzionaria. Ma non è rivoluzionaria, è qualcosa che sta succedendo sotto gli occhi di tutti, dobbiamo solo rendercene conto, prendere atto e utilizzare i benefici che ci sono. La tecnica di meditazione trascendentale ha dimostrato di poter ridurre lo stress sia a livello individuale che collettivo, diminuendo così la tendenza a commettere dei crimini. La pratica regolare di questa tecnica infatti sviluppa pienamente e in modo naturale le risorse umane e un comportamento ideale, producendo per persone capaci di soddisfare le proprie aspirazioni e le proprie necessità senza creare danno alla collettività. Tra poco esporremo insieme
insieme al dottor Rossano Maset, psicoterapeuta, appunto insegnante di meditazione, alcuni strabilianti esperimenti condotti sulla meditazione di gruppo e dei risultati ottenuti. Risultati che oggi potrebbero, se tenuti in considerazione da chi riveste ruoli istituzionali, disinnescare perfino le tensioni della guerra. Ne parliamo qui sull'Isola di Pasqua, subito dopo la pubblicità. Voi non andate via, io vi aspetto. È attivo su prenotazione il servizio prelievi per analisi del sangue presso Clinica Dentale a Torri di Quartesolo a cura di SINLAB. Direttore tecnico laboratorio SINLAB Veneto, dottoressa Cristina Lapucci. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica Dentale. Cresciamo insieme a voi. Bentornati sull'Isola di Pasqua, ci siamo salutati parlando insieme al dottor Rossano Maset, psicoterapeuta ed insegnante di meditazione trascendentale, di come esistano oltre 60 studi scientifici che hanno verificato il programma avanzato di meditazione trascendentale, un programma di crescita personale, semplice, naturale e non religioso, che regala maggiore benessere, resilienza, salute fisica e mentale ed efficienza, con una conseguente riduzione dello stress. Ed è proprio di questo, che è il male del secolo, che vogliamo parlare adesso. Allora, la meditazione trascendentale io la insegno da tantissimi anni, ho istruito ormai migliaia di persone, quindi da bambini che vanno ai 5 anni fino ad adulti di 93. Naturalmente quello che abbiamo visto a un livello naturalmente singolo sono miglioramenti dal punto di vista fisiologico, psicologico, sociologico. Fisiologico perché aumentano o vengono ridotte tutte quelle che sono le caratteristiche positive e negative. Qui permettimi di far vedere ai telespettatori una slide che è stata riportata e definita dal dottor Hans Selye, soprannominato dottor Stress, non perché fosse antipatico, ma soprattutto è colui che ha introdotto il termine stress e colui che per primo ha studiato gli effetti dello stress, ancora negli anni 50. E quando ha studiato gli effetti della meditazione trascendentale che hanno sulla fisiologia, ha scritto: gli effetti della meditazione trascendentale sulla fisiologia dal punto di vista elettroencefalografica, cardiovascolare, biochimico, endocrino, sono esattamente l'opposto, è quello che vediamo adesso con questo grafico, rispetto alla condizione nella quale io studio i soggetti quando sono sotto stress. Quando sono sotto stress, il soggetto cos'ha? Aumenta l'adrenalina, la risposta, la sudorazione, il battito, si blocca la digestione, si blocca la saliva, aumenta tutta una serie di cambiamenti biochimici e fisiologici che si mettono in moto per o affrontare un nemico o per scappare. La classica reazione che abbiamo studiato all'università, insegnata appunto dal professor Cannon, americano, che ci diceva combattere o fuggire. Dovevamo essere pronti nel momento di pericolo, è una situazione adattiva allo stress. Dovevamo essere pronti in una situazione di pericolo a combattere. L'uomo primitivo sentiva un rumore e cosa doveva fare? Doveva mobilitare le risorse nel giro di frazione di secondo. Quindi doveva mettere tutto a disposizione per combattere il futuro pericolo oppure per scappare. Questa risposta è rimasta innata perché c'è naturalmente una parte filogenetica e una parte ontogenetica. C'è una parte legata allo sviluppo dell'individuo e una parte legata allo sviluppo della specie. Nel momento in cui io sono in macchina e sono sotto stress o succede un incidente, io manifesto la stessa reazione. Ma dove posso scaricare se non posso scappare e fuggire da nessuna parte? È chiaro che scaricherò su alcuni organi sensibili, il secondo cervello,
quindi l'intestino, il primo cervello, l'apparato, tutto quello che sappiamo come malattie psicosomatiche. Quindi la meditazione trascendentale è il tocca sana, è proprio l'antidoto allo stress. Se la meditazione trascendentale viene praticata in gruppo, crea un'influenza di positività e pace così intensa da disinnescare le tensioni e ridurre rapidamente tutte le tendenze sociali negative. È dunque possibile che individui che praticano la meditazione trascendentale da soli o in gruppo possano influenzare altre persone della loro città, dei loro paesi e perfino del mondo intero, che ancora non meditano. Questo è l'effetto Maharishi, dal nome di colui che l'ha inventato. Santa Maharishi è colui che ha introdotto la meditazione trascendentale e l'ha portata in Occidente. Era un fisico, naturalmente. E a un certo punto, nel 1960, scrive: quando l'1% della popolazione pratica la meditazione trascendentale, ci sarà una netta riduzione di tutte le tendenze negative. Siamo nel 1960. Arriviamo al 1972. Due ricercatori americani a un certo punto dicono: bene, vediamo se è vero. E naturalmente iniziano a cercare di sfatare, come ci ha insegnato anche Popper, l'ipotesi e capire se è vera o se non è vera. Allora vediamo un attimo se è vera. E quindi presero 18 città sperimentali contro 18 città di controllo. Città sperimentale vuol dire dove in queste 18 città l'1% della popolazione praticava la meditazione trascendentale, erano città media ma anche grandi, contro 18 città dove non praticarono la meditazione trascendentale. Molto semplice, prendiamo Vicenza, 100.000 abitanti, confrontiamo i dati anagrafici dell'FBI degli ultimi 5 anni di Vicenza, compariamo Vicenza con un'altra città simile, confrontiamo gli stessi dati, Vicenza introduciamo l'1% che pratica la meditazione trascendentale, nell'altra città invece non succede niente. Compariamo i dati, dopo 2, 3, 4 anni, vediamo cosa che succede. Risultato, una riduzione netta del meno 8.3% nelle città del gruppo sperimentale, un aumento dell'8.2% nelle città di controllo. La differenza era del 16%. Primo esperimento. Questo esperimento è stato ripetuto centinaia di volte nelle città americane. E che effetti ci sono stati? Abbiamo visto nelle città sperimentali dove c'era l'1%, furti, rapine, suicidi, tassi di criminalità, incidenti stradali, e aumentavano tutte le tendenze positive. E, intendiamoci, questi gruppi avevano un solo compito: sedersi e meditare. Non facevano altro, non è che facessero conferenze stampa per la pace o promuovessero attività per la pace o conferenze per la pace o trattati di pace o pubblicità alla radio, vogliamoci bene. Perché la vera pace nasce a livello delle menti individuali. Nello statuto dell'UNESCO è scritto: le guerre nascono nelle menti degli uomini. E noi dove possiamo cercare la pace? Dobbiamo cercare la pace all'interno di ogni singolo individuo, e se quel singolo individuo inizia ad agire in pace, porterà questo comportamento di pace all'interno della sua famiglia, all'interno della società, all'interno del suo paese e all'interno del mondo. Se l'1% della popolazione pratica la tecnica della meditazione trascendentale, o se la radice quadrata dell'1% pratica il programma meditazione trascendentale Siddhi in gruppo, si genera una sufficiente coerenza nella coscienza collettiva per produrre miglioramenti misurabili nella qualità della vita della società nel suo insieme. Secondo questa proporzione, ad esempio, un gruppo di almeno 1.000 persone è sufficiente per mantenere pace e stabilità in una nazione come l'Italia. Vediamo. Allora, Maharishi a un certo punto introduce un programma avanzato, programma meditazione trascendentale Siddhi. Cosa vuol dire? Vuol dire che in base a questo programma basta addirittura la radice quadrata dell'1% della popolazione. E allora cosa fa? Tra il dicembre del 1983 e
il gennaio del 1984, riunisce 7.000 esperti, che erano persone che praticavano la meditazione trascendentale e il programma avanzato, e prese in considerazione delle variabili. Disse: benissimo, vediamo queste variabili come cambiano durante questa assemblea. Progressi di capi di Stato nel risolvere i problemi, maggiore influsso di pace nei punti caldi del globo, maggiori progressi verso la soluzione pacifica del conflitto libanese, crescita del World Index, un indice azionario internazionale che rappresenta 19 nazioni, riduzione mondiale delle vittime di incidenti stradali, riduzione mondiale delle vittime del traffico aereo, aumento delle domande di brevetto di tutto il mondo, riduzione degli indici di malattie infettive nel mondo. E naturalmente mette a capo di questa ricerca dei ricercatori esterni, che dice: benissimo, vediamo con il metodo statistico, è chiaro, non potremmo adesso entrare nel dettaglio della metodologia della ricerca, vediamo in base alla ricerca scientifica come cambia durante questo periodo di assemblea. E praticamente si vede che man mano che aumenta il numero dei partecipanti, e naturalmente arrivò al numero di 7.000 da metà dicembre fino ai primi gennaio, ci fu un cambiamento significativo in tutti questi indici. Quando una percentuale relativamente piccola degli abitanti di una città o di una nazione pratica la meditazione trascendentale, un effetto di pace si diffonde in tutta la popolazione circostante. Questo fenomeno è stato confermato da ben 23 ricerche scientifiche e rientra nei programmi dell'Iniziativa Globale per la Pace. Alla luce di questo, in un momento di forti tensioni come quello che il mondo sta vivendo, perché, visti i risultati ormai conclamati, la meditazione trascendentale non viene inserita in progetti sociali e comunitari? E sarà proprio questo il tema della prossima puntata dell'Isola di Pasqua, quando sempre insieme al dottor Rossano Maset parleremo di quelle che sono le soluzioni scientifiche alla violenza e al conflitto promosse dall'Unione Globale degli Scienziati per la Pace, che in coordinazione con istituzioni e organizzazioni affiliate implementa questa nuova metodologia di promozione della pace basata sulle più recenti scoperte della fisica, della fisiologia e delle neuroscienze, denominata approccio alla pace basato sul cervello. Ma ne parleremo meglio nella seconda parte. Il nostro tempo per oggi infatti termina qui. Grazie per essere stati con noi e, se vorrete, ci vedremo giovedì prossimo alle 17:30, sempre su TV a Vicenza, per un nuovo viaggio da fare insieme. A presto!